Ricordo del tragico naufragio che si è consumato sulle coste siciliane il 3 ottobre 2013 e dopo il riconoscimento della data 3 ottobre quale giornata in memoria delle vittime dell'immigrazione, la città di Caltagirone ha organizzato per il terzo anno consecutivo un'iniziativa sulla memoria e l'accoglienza, un'importante occasione per un confronto sui temi dell'immigrazione e dell'accoglienza. La giornata è iniziata con un momento di preghiera davanti al cimitero di Caltagirone in suffragio della vittima numero 317. Sempre in mattinata, in via Dante Alighieri, animazione territoriale cura il verde pubblico, mentre nel Salone Teatro Istituto Maria Ausiliatrice si è svolto, mentre nel Salone Teatro dell'Istituto Maria Ausiliatrice si è svolto un incontro-confronto con il commissario dottor Carlo Parini, responsabile del CIGIC della Procura della Repubblica di Siracusa, e gli studenti degli istituti superiori di Caltagirone. Nel pomeriggio, presso il salone di rappresentanza in piazza Municipio, si è tenuta una tavola rotonda sul tema Quale accoglienza, luci e ombre. La giornata si è conclusa in piazza Municipio con stand, musica e danze. A seguire si è svolto un flash mob. 3 ottobre 2016, siamo qui con alla giornata del rifugiato, organizzata da una serie di associazioni di volontariato, tra cui l'Avis, l'Ottavia Penna, i Pony della Solidarietà. È una giornata per far conoscere la problematica dell'immigrazione e le varie storie che coinvolgono i ragazzi che sono qui. Qui abbiamo Han del Pakistan che ci racconterà la sua storia. Allora, Han, quando sei arrivato qui? In che anno? Due anni prima io arrivato qua in Sicilia e fatto asilo perché in Pakistan c'è problemi di guerra talebana, altre cose. So, io ho trovato documenti qua e ho trovato gente che troppo ha aiutato me. E allora adesso io abito in Caltagirone. Come ti trovi a Caltagirone? È troppo bene che gente, tutti bene, gente troppo bene. E tutti amici. Tutti amici. E allora, la giornata di oggi, tu sei stato qui tutto il giorno, come l'hai vissuto? Ti sei divertito? Ti è piaciuto? Sì, io qua ho parlato con tante gente qua in piazza e tutti i giorni qua in giro e che giornata bella, piaciuto, sì. La casa mossa. Oh, casa mossa, mio paese, mia patria, mia regione. Tu che hai conosciuto la pace, tu che di vegetazione sei circondata, tu che hai seminato il rispetto e che hai combattuto l'ignoranza e l'intolleranza, tu che hai accolto la diversità etnica, tu che non hai mai visto nascere la sofferenza. Ecco oggi questa guerra, una guerra che ha innescato la crisi a casa mossa da 1982 ad oggi. Una guerra che ha ucciso i nostri genitori e distrutto le nostre famiglie. Ha istruito gli intellettuali del nostro paese, ha commesso innumerevoli stupri, ha esiliato i dirigenti nazionali. A causa di essa, l'uomo è diventato un lupo per l'uomo. Dov'è quella casa mossa che noi abbiamo conosciuto? Dov'è quella ricchezza che hanno lasciato i nostri genitori? Essa ha sofferto nel vedere le uccisioni dei suoi figli. Oh Dio, concediti la tua benedizione per una casa mas unita e solidale. Che la tua volontà venisse la nostra sorte. Esprimo così il sogno di un'intera generazione. Grazie.